Ciao a tutti, bentornati. Oggi abbiamo questo bel bustone pieno di prodotti terminati di cui voglio parlarvi. Come sapete, io ogni 3-4 mesi termino i miei prodotti, li accumulo e poi vi parlo un po' di quelli che sono stati i miei prodotti preferiti, di quelli che riacquisterei e di quelli che invece non acquisterei nella maniera più assoluta. Partiamo subito da questo prodotto qui ed è lo shampoo di Kerastase. Vi ho già parlato di questo prodotto quando avevo bisogno appunto di far rinascere appunto i miei capelli. E ho acquistato questo shampoo con l'intenzione di dare più forza ai miei capelli, infatti promette una forza, soprattutto una, diciamo, le lunghezze un po' più forti, un po' più meno deboli, insomma. Questo qui è il Kerastase Resistance Bane Extensionist. Allora, io devo dire la verità, non ho trovato tutto questo, cioè non ho trovato tutto questo beneficio con questo shampoo, non mi è piaciuto, tanto che non lo riacquisterei perché quando applicavo questo shampoo i miei capelli erano come se avessi applicato un qualsiasi shampoo. Non notavo le lunghezze più forti, meno deboli, no, assolutamente. Anzi, i capelli più appesantiti, senza forma, quindi no. Altro prodotto invece è questo qui, un gel detergente viso di Eufydra. Non vi ho mai parlato, non ve l'ho mai mostrato questo prodotto. È un gel detergente purificante per pelli impure e mi è piaciuto tanto. L'ho utilizzato tutta quest'estate, mi piace un sacco perché rinfresca un sacco la pelle. Infatti dice appunto di dissetare, rinfrescare la pelle, effettivamente è così. E dice appunto di pulire fino in profondità la pelle, proprio perché è consigliata anche soprattutto per le pelli impure. In effetti non ho trovato nulla di negativo in questo prodotto, mi è piaciuto un sacco, sentivo la pelle pulita, fresca, quindi promosso, lo ricomprerei. Altro prodotto invece che non riacquisterei, e ve ne ho già parlato, è questo prodotto di Phyto, è della linea Phytodensia, che promette una maschera per capelli, che promette più volume e capelli più rimpolpati. In realtà non l'ho trovato così. In realtà la consistenza, io sono abituata in genere ad utilizzare maschere per i capelli o balsami un po' più corposi, un po' più consistenti, più ricchi. Questa maschera invece l'ho trovata molto più moscia, proprio il termine esatto è proprio quello, più moscia. Quindi già con l'impressione che mi aveva dato sin da subito, effettivamente è vero, perché non ho trovato, cioè quando lo applicavo questa maschera, non notavo i miei capelli più rimpolpati, più voluminosi, assolutamente no. Quindi no, non ci siamo. Stessa cosa vale per questo prodotto qui, sempre di Phyto, il Phytodensia, è un siero rimpolpante. Niente, a parte il profumo buonissimo, che ricordo ancora e mi piaceva tanto, tutto il resto no. C'è un siero per capelli che doveva andare a rimpolpare un po' i capelli. Io lo applicavo a capelli umidi, a volte anche a capelli asciutti, se non ricordo male. Però non l'ho apprezzato particolarmente perché non ho trovato questa, se non per il profumo che mi piaceva tanto e mi restava anche sui capelli per parecchio, quello sì, è l'unica cosa positiva. Per il resto invece non ho trovato chissà questo beneficio, questo siero miracoloso, assolutamente. E sono prodotti tra l'altro che non costano poco, quindi io non me li consiglio. Altro prodotto terminato è questo correttore di Nabla ed è uno dei loro best seller, ed è il Close Up Stay Full Smooth Concealer. Questo qui io lo adoro. In realtà all'inizio non l'ho apprezzato particolarmente perché non avevo ben capito come andasse utilizzato e applicato. Infatti, se avete un contorno occhi secco, se non lo idratate particolarmente, vi va tutto a finire nelle pieghette e avete quell'effetto di vecchia con le rughe. In realtà, se idratate un sacco il contorno occhi, se ne applicate davvero poco, l'effetto è esattamente l'opposto. Quindi contorno occhi levigato, molto molto coprente, tanto che io l'ho terminato. Quest'estate ho utilizzato quasi sempre lui o il Clinique, ma l'ho terminato. Tra l'altro poi di prodotto inizialmente ne applicava davvero tanto perché l'erogatore, come vedete, davvero, cioè, è grosso, è abbastanza cicciotto, quindi bastavano davvero due puntini sul contorno occhi e insomma andava benissimo. Io tra l'altro l'ho utilizzato anche per coprire qualche brufoletto, qualche rossore, devo dire che perfetto, e quindi lo ricomprerei.
questo è un must, lo acquisto tutti gli anni, se mi seguite infatti dovreste saperlo. Sono gli integratori per capelli di Phyto, sono i Phyto Faren con vitamina B2, B5, B6, B8, C, zinco, olio di borragine e tutto il resto. All'interno ci sono 90 capsule, io faccio sempre un ciclo di due boccette, quindi di circa 3 mesi. Di solito, a parte quest'anno, lo acquisto in questi periodi, quindi fine estate, settembre-ottobre, perché voglio evitare la caduta. Però in realtà questo ciclo l'ho fatto prima, quando i miei capelli avevano bisogno di essere un attimino rimessi in sesto. Infatti ho terminato questo ciclo ad agosto più o meno, ma adesso ho bisogno di farne un altro, ma sto utilizzando altri integratori, vediamo un po' come si comportano. Queste mi piacciono tantissimo, sono le mie preferite di sempre, perché davvero quando prendo queste compresse qui, i miei capelli sono completamente diversi, hanno proprio una consistenza diversa, sono più corposi, più pieni, cadono meno, di certo la caduta c'è, ma meno quando assumete questi prodotti qui, e sono fantastici davvero. Noterete, e io almeno personalmente notavo un cambio del capello, un capello cambiato, un cambiamento radicale dei miei capelli con queste compresse, quindi sì, lo ricomprerei. Altro prodotto terminato, in realtà questo qui l'ho acquistato l'estate scorsa, ma l'ho terminato questa, ed è questa BB Cream di Shiseido con SPF 30, ed è appunto una BB Cream che mi è piaciuta tanto, perché io l'ho acquistata perché avevo bisogno di una crema colorata quando sono un po' più abbronzata, e questa qui mi piace tanto, mi è piaciuta tanto perché copre il punto giusto, non è pesante. Se però avete la pelle molto grassa dovete applicare un bel po' di cipria, altrimenti vi viene fuori un po' di lucido in più. Io personalmente l'estate tendo ad essere un po' più lucida nella zona T, però non avete di certo l'effetto super lucido, ma in quelle zone un pochettino di più sì, ma applicandoci un po' di cipria in più risolvete. E mi è piaciuta perché copre il punto giusto, quindi dona quella incarnato un po' più uniforme, e è molto leggera, proprio la consistenza della crema stessa mi è piaciuta, quindi io la riacquisterei. Altro prodotto terminato è questo qui, ed è un siero di Filorga, forse ve ne ho già parlato in altri terminati, perché ne ho acquistate due di boccette di questo prodotto. Lo adoro questo siero, ed è l'Hydra Ial, e mi è piaciuto tantissimo perché, oltre ad essere molto leggero, ad assorbirsi immediatamente, quasi all'istante, funge da base trucco, base make up, cioè quando utilizzavo questo siero, applicavo il make up, avevo un make up perfetto. È un anti-age, quindi leviga tanto, riduce la grana della pelle, cioè riduce quei granuletti che si vengono a creare, è davvero formidabile questo siero, a me è piaciuto tanto. Io di certo non ho grandi problemi alla pelle, però questo siero a me è un concentrato, rimpolpa anche, è piaciuto tanto tanto tanto. Altro siero è questo qui di Mario Badescu, in realtà non ve ne ho parlato perché l'ho acquistato quest'estate, l'ho terminato e non ho avuto modo di mostrarvelo, ed è appunto l'Herbal Hydrating Serum, ed è penso sia la mini size, non lo so, è da 30 ml o no. A parte l'erogatore, che ho un po' detestato perché è scomodo, perché la boccetta è in gomma anche dura, non proprio morbida, quando il prodotto era quasi terminato ho fatto fatica a farlo venire fuori. A parte questo mi è piaciuto perché io quando ho acquistato questo prodotto ero alla ricerca di un siero idratante e fresco, è esattamente lui. La consistenza è gelatinosa, tipo gel, non fluido come gli altri sieri un po' più acquosi, questo è tipo gel, ma che si assorbe immediatamente, che dona quell'effetto proprio idratante al viso, ed estate fa benissimo, e questo qui appunto mi è piaciuto tanto tanto. Altro prodotto terminato, ma che non posso dire che ne acquisterei volentieri, è questo mascara di Dior, ed è il Dior Show Pump in Volume. Ecco, questo qui inizialmente di primo impatto, cioè, è stato un po' un fumo negli occhi, perché le prime applicazioni mi stava piacendo perché mi donava questo volume, mi piaceva, tutto ok. Dopo poche settimane tutto questo è svanito, non so se si è seccato, lo scovolino è questo qui in silicone, la boccetta ha questa parte qui che si stringe al centro di modo che il prodotto poi vada a riempire lo scovolino,
ma non mi è piaciuto per niente. Dopo 2 settimane mi sembrava un semplice mascara qualunque, che insomma, mi ha fatta rimanere un po' così, quindi io non lo riacquisterei proprio. Forse perché si è seccato, non lo so, ma non lo ricomprerei, anche perché è un prodotto che costa tanto. Altro prodotto terminato è questa BB Cream di Jouer. Allora, questa qui è un nì, perché mi piace per certi versi, per altri no. Allora, come sapete, l'estate, come vi ho già detto prima, cerco sempre delle BB cream colorate più scure che applico quando sono un po' più abbronzata, che non siano dei fondotinta, perché non cerco un effetto molto coprente, ma una crema colorata. Ecco, questa qui in realtà non mi piace perché si sente sul viso, cioè avete proprio la sensazione di avere qualcosa sul viso, come quando avete un fondotinta pesante, non un fondotinta leggero. Quindi questa cosa non mi è piaciuta. Copre bene, vero, coprente, cioè al tatto sembra molto leggera, copre uniforma, ma è pesante sul viso, cioè quasi fastidiosa, quasi un effetto appiccicaticcio sul viso che io non ho apprezzato particolarmente. Mi dispiace perché mi stava piacendo all'inizio, però poi insomma non la ricomprerei. Altro prodotto terminato, tra l'altro da poco, è questo siero di This Works, ed è che ho trovato nell'ultima beauty box, forse di quest'estate, piccolissimo da 10 ml, è il Morning Expert Hyaluronic Serum, che ha il 2% di acido hyaluronic. Allora, mi è piaciuto tanto, cioè mi è piaciuto particolarmente, mi dispiace sia finito così in fretta, l'ho applicato per circa un mesetto, anche meno. Mi è piaciuto perché almeno a me personalmente ha dato l'impressione che andasse a idratare molto la pelle, a illuminarla anche, perché appunto ha della vitamina C all'interno, e un effetto proprio pelle più rimpolpata. Almeno quando lo applicavo, proprio subito dopo lo andavo a massaggiare, mi sentivo proprio la pelle più rimpolpata, più fresca, quindi l'ho apprezzato parecchio. Altro prodotto terminato è sempre un siero di Caudalie, è il Vino Perfect Serum Eclat. È un siero illuminante anche lui, che ho utilizzato e terminato quest'estate, anche lui da 10 ml. Mi è piaciuto anche perché l'ho trovato molto leggero, illuminante, forse non ci ho fatto particolarmente caso, però mi è piaciuta la consistenza, questo effetto di pelle fresca, rimpolpata. Lo riacquisterei, sì, forse sì. Purtroppo però non ho potuto testarlo a lungo, perché essendo dei prodotti in mini size non posso dirvi granché su questi prodotti, però quando lo applicavo mi piaceva l'effetto, mi piaceva come mi lasciava la pelle, quindi sì. Penultimo prodotto terminato è questa crema di Avant, che ho apprezzato tanto. Questa qui è la Hyaluronic Sweet Almond Sea Water Sea Butter. Mi è piaciuta tanto. Questa qui è una crema, tra l'altro molto molto costosa, con acido ialuronico, che va a ridurre le rughette, insomma, diciamo, dovrebbe avere questo effetto, con burro di karité e mandorle dolci. Mi è piaciuta tanto perché, oltre che è molto leggera, piacevole al tatto, da proprio questo, cioè, quando l'applicavo avevo anche la pelle più distesa. In realtà io le rughette che ho sono soltanto sul contorno occhi, e per il contorno occhi io applico dei contorno occhi appunto appositi. Per fortuna ancora altre rughe non le ho, però mi è piaciuta tanto, la riacquisterei, sì, anzi no, forse no, perché costa tanto. Non lo so, però se dovessi trovarla in altre beauty box sarei molto contenta, ecco, vi dico la sincera verità. Ultimo prodotto terminato è questo mascara di Chanel. Questo qui ce l'ho da un sacco di tempo, ne ho provati un paio di questi, almeno ne ho avuto uno diversi anni fa e uno forse l'anno scorso, ed è l'Evolume Ultra Noir, il numero 90 nero, che ha questo scovolino abbastanza importante, cicciotto, in silicone. Sapete che io non amo particolarmente gli scovolini in silicone, se mi conoscete, ma lui mi è piaciuto tanto, è uno dei mascara che ho preferito in assoluto, insieme a tanti altri, però questo qui è uno di quelli che, se dovessi ricomprarlo, sarei felice, se qualcuno me lo dovesse regalare sarei felice, se lo dovessi trovare in qualche beauty box altrettanto. Quindi l'ho apprezzato perché davvero mi ricordo che mi faceva delle ciglia wow,
voluminose, non appesantite. Anche quando le andavo a struccare si struccavano con facilità, perché spesso accade che alcuni mascara, sì è vero, hanno questo effetto super cigliozze, lunghe, voluminose, poi però per struccarle ci vogliono circa 2 ore a strofinare lì sulle ciglia. Lui no, ricordo che si struccava abbastanza facilmente. Questa è una cosa anche molto importante di mascara, cosa che ultimamente nel mascara di Lancome, piccola parentesi, faccio parecchia fatica a struccarlo e mi dà terribilmente fastidio. Lui però, insomma, lo riacquisterei? Sì. Questi sono tutti i prodotti terminati degli ultimi mesi. Non so, ditemi se anche voi avete provato questi prodotti, se la pensate come me, se avete pareri discordanti. Mettetemi un like se questo video vi è piaciuto. Io vi mando un bacio grande, come sempre, e ci vediamo presto. Ciao!